si droga sul crack, è una storia. Abbiamo cercato con questa nostra occupazione, questa cosa offensiva e cattiva che abbiamo fatto, abbiamo cercato di dimostrare e lottiamo ogni giorno per dimostrare che ultra non è solo questo, ma ultra può significare anche vivere per gli altri, vivere la propria comunità e vivere appunto per migliorare, per essere ultra, 7 giorni su 7. E appunto abbiamo intrapreso questa avventura e quest'anno appunto per la prima volta abbiamo deciso di spostare la location tradizionale del Memorial Aikore. Avremmo potuto scegliere come ogni altro anno un posto di vacanza, che sia di montagna, che sia di mare. Però quest'anno abbiamo preferito stare qui, nel nostro posto, nella casa di tutti gli ultra e nella casa che sicuramente è la casa anche tua. Per cui vi chiediamo scusa per insomma, i disagi che ci sono e che può portare una struttura occupata e vogliamo aprire un dibattito su quello che abbiamo fatto, su come l'abbiamo fatto e perché l'abbiamo fatto. Per quanto riguarda la casa degli ultra, aprirà il discorso Stefano, dopodiché ovviamente saremo tutti liberi di poter interagire in questo senso, quindi ognuno potrà fare l'intervento che si richiede. Devo fare due incisi. Il primo va ai ragazzi di Ascheggia di Bologna, che è un altro gruppo che prima di noi ha intrapreso questo percorso, ha occupato uno stabile per poi avviare un discorso che ad oggi li ha resi, diciamo, legali, tra virgolette legali. Dovevano essere qui, però purtroppo per motivi ai noi non buoni non hanno potuto essere dei nostri. Stessa cosa ovviamente dobbiamo dire dei nostri fratelli di Ancona, ai quali siamo ovviamente molto vicini per il grosso problema che stanno vivendo in questo momento e che comunque hanno deciso di essere, se non possono essere fisicamente, hanno deciso di esserci con il cuore e ci hanno trasmesso un messaggio che Mario. Allora, se ancora ci mandano queste poche righe, allora purtroppo come saprete circostanze tristi che riguardano il nostro fratello Simone non ci permettono di presenziare al vostro Memorial il ricordo di Ettore. Ci siamo chiesti e richiesti se era il caso o no di partire, comunque ma veramente non ce la siamo sentita di lasciare il nostro Simone da solo a combattere una dura battaglia. Non saremmo stati noi, saremmo stati sempre con la testa altrove. Speriamo che capirete la nostra posizione, ci teniamo con l'occasione per farvi i più sinceri auguri per il vostro Memorial. E in fondo, dove ci sono i nostri fratelli che ricordano un fratello col pensiero, saremo anche lì con voi. Un forte abbraccio a tutti, con la speranza di abbracciarvi presto, Curva Nord ancora. E poi hanno detto, perché hanno avuto insomma una discussione tra di loro, hanno parlato per quanto riguarda la targa di Ettore, chi la voleva spedire, chi no, poi poco fa ha chiamato Cristiano che saluta a tutti i presenti, Cristiano e Alberto stamattina hanno tenuto a dire che verranno con una macchina appena si sorprenderà la cosa, personalmente ci tengono a darci la targa presso la targa. Quindi andiamo avanti con i lavori. Ancora! Ancora!